La polizia di Taurianova ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 44 anni di Melicucco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Palmi su richiesta del PM della locale procura. 3 tonnellate di cocaina purissima sono state sequestrate nel porto di Gioia Tauro in due operazioni della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Dogane sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. È stato anche arrestato il conducente di un TIR. L'associazione Massimiliano Adamo Onlus di Cosenza ha donato 3 sanificatori d'aria Ionix Cube all'unità operativa di pediatria dell'azienda ospedaliera di Cosenza. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria emessa nel 2017 dalla Corte d'Appello di Catanzaro a carico dell'attuale Vescovo di San Marco Argentano, Monsignor Leonardo Bonanno, per rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale.